Buongiorno a tutti e bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi iscritti. Allora, oggi appunto, come avete visto dagli haul precedenti, che avevo acquistato appunto su Mulac, oggi proviamo proprio la linea Mulac Frizzy Over per capelli crespi. Allora, quindi andiamo prima ad utilizzare lo shampoo che... È uno shampoo anticrespo che, grazie alla presenza di tensioattivi di origine vegetale e latte di cocco e avocado, deterge delicatamente i capelli rendendoli morbidi, districabili e luminosi. Ideale per capelli danneggiati, crespi o che tendono ad annodarsi. Questo qui va semplicemente applicare uniformemente sui capelli bagnati, massaggiare e risciacquare abbondantemente. Poi dopo andremo ad applicare la maschera. È una maschera anticrespo con una potente azione districante. Rende i capelli estremamente morbidi e pettinabili, domando il crespo e la formazione di nodi. Grazie all'azione ristrutturante del latte di cocco ed avocado, aiuta a riparare i danni da trattamenti aggressivi e restituire alla capigliatura un aspetto più luminoso e vitale, senza appesantire i capelli. Questa qui va lasciata ad agire. Dopo lo shampoo, distribuire uniformemente sui capelli tamponati, lasciare agire qualche minuto e risciacquare abbondantemente. E poi infine andremo ad applicare lui, che è lo spray. Questo qui è un trattamento intensivo anticrespo senza risciacquo, ideale per controllare il capello ribelle e crespo, domare le punte secche, proteggere dal calore del phon e piastre e rendere il capello più morbido e docile al pettine. Favorire lo styling senza appesantire, dona ai capelli una tenuta elastica e preserva lo styling dall'aria secca e o umida e dagli sbalzi climatici. Scusate, ma sono scritti veramente mignon. Come si usa? Su capelli detersi e umidi, vaporizzare il prodotto, concentrandosi su lunghezze e punte. Non risciacquare, procedere con la piega. Può essere utilizzato anche su capello asciutto per domare il crespo e le punte sfibrate. Quindi, apriamo l'acqua e intanto mi bagno i capelli. Poi, se riesco, modifico il video per farlo, insomma, farlo scorrere bene. Allora, vediamo l'orologio. Ok. E andiamo a bagnare i capelli. Allora, capelli bagnati. Allora, ok, capelli insaponati, molto piacevole, sentite questa schiuma morbidissima e adesso li andiamo a risciacquare. Scusate le varie espressioni, ma cerco in tutti i modi di non bagnarmi, anche se poi in realtà è caldissimo, quindi anche se fosse. Allora, vado a sciacquarmi e poi applichiamo la maschera. Allora, capelli sciacquati, il lavandino è bassissimo, quindi non è al massimo della comodità. Comunque, allora, al tatto io li sento quasi secchi, quindi aiuto. Comunque l'ho già usato. Passiamo alla maschera. La maschera è così. Allora, si applica. Allora, io vado molto sulle lunghezze, sulle punte, poi però vado qui sotto alla nuca dove mi si formano i nodi e poi ecco, il restante vado sulla cute, ma sopra la testa, ma veramente poca. Ne prelevo appunto un'altra nocina per sotto la cute dove ho parecchi nodi. I miei capelli si annodano tantissimo perché sarebbero una via di mezzo tra un mosso e un riccio, ma il mosso e il riccio è bellissimo, ma anche tanto, tanto impegnativo. E mossi ricci sono belli quando sono appena lavati, quindi cioè, giusto un paio di giorni poi andrebbero rilavati e io tutto questo tempo ormai
Non ce l'ho più. Ora vediamo se magari con l'estate, l'arrivo dell'estate, uno le asciuga all'aria. Allora, va lasciata agire qualche minuto, quindi raccolgo i capelli e approfitto di questi minuti per andare a fare un paio di cose, sistemare un attimo la sala e la cucina e poi torno e sciacquiamo i capelli. Allora, sono passati all'incirca 5 minuti e adesso andiamo a risciacquare la maschera. Ok, allora, la sensazione mentre sciacquavo i capelli era ovviamente di una morbidezza, mi dava proprio la sensazione di capelli districati, quindi ora faremo la prova del 9 con la spazzola. Spazzola in legno. Allora, vabbè, qualche nodo c'era, però molto facili da pettinare, devo dire. Adesso andiamo con lui. Dice di vaporizzare sulle lunghezze e sulle punte. Quindi ora li prendiamo, li alziamo. Anche di qua. Allora, io me li ripettino per distribuire meglio il prodotto. Eccoci. E ora proseguiamo con l'asciugatura. Li strizzo un po' perché sono veramente bagnati. Ora li asciughiamo. Allora, io ho un banalissimo phon, questo qua della Rowenta Silence, preso con i punti di Esselunga, devo essere sincera, qualche 2 o 3 anni fa, ma credo che lo cambierò perché è lentissimo, cioè veramente, veramente lentissimo. Ora, ho visto che proprio giustamente, giusto appunto, Esselunga ha un altro phon con i punti, quindi penso che prenderò quello. Ok, allora sono ancora proprio leggermente umidi, ma non ce la faccio più con il phon, è troppo 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 caldo. Sono molto morbidi. Purtroppo non profuma i capelli, cioè i capelli non, almeno i miei capelli non trattengono il profumo di questi prodotti, a differenza mentre invece di altri, come può essere Lush, che mi rimane per giorni. I capelli sono molto morbidi, sono lucidi, ora poi andiamo a fare una clip magari alla luce del sole. Io per profumarli metto di Mulac sempre il suo profumo, che è questo qua. Non è per niente oleoso e profuma, è una, a parer mio, una copia di
Alien, se mi piace Alien, molto 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 più leggero. Non uso il pump dosatore perché praticamente non funziona. Comunque, cioè non funziona più all'inizio, funziona piccolissima quantità nelle mani e vado a accarezzare i capelli praticamente perché non unge, però io ne metto sempre molto poca, non metto sulla cute. Vedete che sono un po', non so se si può vedere, ma ci sono dei ciuffettini bagnati. Ok, boh. Allora, questo era il... Diamoci una pettinata. Allora, questi erano i prodotti anticrespo di Mulac. Allora, a me sinceramente piacciono tantissimo, mi piace molto il risultato, i capelli sono davvero molto corposi e sono molto lucidi, ora con la luce qui del bagno non si vede. E quindi sicuramente li potrei riacquistare, ma con lo sconto, perché comunque senza sconto a prezzo pieno, già con lo sconto costicchiano, perché se non sbaglio tutti e tre con lo sconto li ho pagati sui 9-10 euro l'uno, quindi c'è veramente tantissimo. E però era una linea che volevo provare da tanto tempo. Poi insomma io li alterno, lo sapete, non lavo sempre i capelli con lo stesso, ne ho aperti, ho due o tre linee aperte e alterno quelle. Allora, noi ci vediamo al prossimo video, lasciatevi un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci vediamo con altre recensioni o altri tipi di video. Ciao a tutti!